Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Anzi, nella mia cucina. Qui stavo preparando lo sporcamus. Lo sporcamus baresi, pugliesi, come lo volete chiamare, chiamateli. Allora, qui avevo messo questa teglia, però dopo vedrete che la cambio la teglia in quanto è un po' piccola e sarebbero venuti un pochino accartocciati. Allora, perché si chiamano sporcamus? Perché quando si mangiano devono essere bollenti. La crema deve essere bollente e quando si mette in bocca fuoriesce la crema e ci sporcheremo tutti. Ecco la parola sporcamus. Allora, come potete vedere, ho cambiato la teglia perché era un po' strettina, sarebbero venuti, diciamo, un po' accartocciati. Questa andrà in forno a 200 gradi fino a che la pasta sfoglia si cucina. Nel frattempo che si cuoce la pasta sfoglia, preparo la crema. Allora, io per mezzo litro di crema ho fatto 2 tuorli, 3 cucchiai di zucchero e 3 cucchiai di fecola di patate con mezzo litro di latte. E un po' io l'ho aromatizzato con delle bucce di limone. Allora, sul canale troverete un'altra ricetta sempre della crema, quella è fatta con la farina, però questa volta negli sporcamus ho voluto mettere la fecola in quanto non rimane soda assai e quindi quando si va a riscaldare e a mangiare fuoriesce di più per dare più, come vi devo dire, al dolce proprio la cosa di essere proprio sporca mousse, che così vi sporcherete anche di più il muso, come si dice. Comunque entrambe le creme sono buone, sia con la farina che con la fecola di patate. Voi provatela come volete, ma sono entrambe buone. E poi potete farla aromatizzata come volete, al limone. Magari poi vi faccio vedere come la faccio io al caffè e al cioccolato.
È buono questo foglio, eh? Allora, ricordatevi che prima di mangiarli li dovete riscaldare nel forno, altrimenti non sono gli sporcamousse. Se vi è piaciuta questa ricetta, un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici sui social, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. E che dire, alla prossima ricetta. Ciao!